Bene, iniziamo questa conferenza stampa. Intanto il benvenuto a tutti voi per questa conferenza stampa dove si andrà a presentare, come vi è stato anticipato, la 22ª sessione programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, fatto congiuntamente con le regioni. Questa mattina sono presenti con noi il nostro assessore allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini, assessore regionale, il sindaco Daniele Silvetti della città di Ancona e l'assessore alla tutela dei consumatori Orlando Lattini del comune di Ancona. Io ovviamente do la parola al nostro assessore Andrea Maria Antonini, in questa veste assessore alla tutela dei consumatori di Regione Marche. Prego, assessore. Sì, allora grazie Daniela, buongiorno a tutti voi. Per me è un grande piacere essere qui a presentare questa sessione programmatica insieme al sindaco di Ancona Daniele Silvetti, all'assessore Latini, il comune di Ancona, il sindaco in modo particolare ha voluto fortemente che questa sessione programmatica si svolgesse qui nel capoluogo marchigiano. Ricordo quando in conferenza, Commissione Sviluppo Economico, conferenza delle regioni, si stava stabilendo questo incontro, che è un incontro annuale, il sindaco mi ha espressamente richiesto, di considerare Ancona, anche perché, come sapete, io coordino la commissione che decide poi di fatto dove si svolge annualmente la sessione programmatica. Allora, ovviamente, insomma, abbiamo fatto una filiera così amministrativa locale, giustamente, perché quando si ha la possibilità, perché no? E visto appunto, tra l'altro, l'interesse anche delle associazioni, io ho avuto modo in questi mesi di incontrarmi più di una volta con le associazioni di tutela dei consumatori e ho verificato una grande operatività che in collaborazione, devo dire, con la struttura regionale, con la dottoressa Tisi, con Adonella e con tutti coloro che si occupano da tempo, devo dire che c'è un buon feeling, mettiamola così, e quindi mi sembrava anche opportuno organizzare questa cosa nelle Marche, anche perché appunto immaginavo un positivo riscontro anche di partecipazione. E, devo dire che il tema, tra l'altro, scelto è un tema importante che riguarda la salute globale. E è un tema che si riallaccia, e poi magari questo ce lo dirà in modo particolare il sindaco che l'ha vissuto direttamente in questi giorni con le tematiche del G7, e in più si ricollega anche a quello che la regione sta facendo in diciamo, considerazione anche delle attività, degli atti amministrativi assunti, come la famosa legge del benessere e della qualità della vita, che sostanzialmente anche all'interno della legge ci sono dei passaggi che vogliono promuovere anche a livello di informazione, di partecipazione della cittadinanza rispetto appunto a tutte le azioni che possono essere messe in campo per informare appunto il cittadino rispetto a quello che è importante anche dal punto di vista del consumo, riferendosi all'acquisizione di stili di vita sani, quindi partendo dall'alimentazione e non solo, proprio perché riteniamo che l'assunzione di stili di vita sani possano certamente aiutare e migliorare la vita, il benessere dei nostri cittadini e di conseguenza tutta una serie di azioni che ne traggono in qualche modo vantaggio e profitto. Ne dico una su tutte, a livello anche aziendale, parliamo spesso all'interno di questa legge, si parla anche del benessere psichico all'interno di rapporti tra i lavoratori,
e le aziende. Se un lavoratore si trova in un'azienda accolto, si trova a proprio agio perché comunque si sente in qualche modo protagonista anche di un processo aziendale, tutto ciò va a vantaggio non solo ovviamente della vita, del benessere del lavoratore, ma anche dell'azienda stessa, perché si crea un senso di appartenenza, di legame all'azienda e ne aumenta anche in generale la produttività stessa di chi appunto lavora in condizioni ottimali in un luogo appunto di lavoro. Quindi i miglioramenti e i vantaggi sono complessivi. Due giorni importanti, ci sarà anche un sottosegretario, ci saranno anche dei dirigenti del Ministero del Made in Italy e delle imprese, quindi sarà anche un momento di confronto su appunto varie tematiche. Quindi io ringrazio poi il mio diciamo l'organizzazione, ringraziamento all'assessore Latini che si sta tanto impegnando nei rapporti e nella buona riuscita di questa iniziativa, e quindi ecco, invito tutti a partecipare, a seguire questi giorni, queste due giorni, perché credo veramente che possano uscire fuori dei temi importanti anche per poi quelle che saranno le nostre azioni amministrative future. Bene, dopo l'intervento del nostro assessore Andrea Maria Antonini, diamo la parola al sindaco della città di Ancona, Daniele Silvetti. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie all'assessore Antonini, grazie alla Regione Marche, grazie davvero dottoressa Tisi, perché portare la 22ª sessione programmatica del CNCU rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, per quello regionale, ma per quello anconetano, e soprattutto con un tema che dà completezza a tutto quel percorso democratico e partecipativo che abbiamo voluto con l'Extra G7. Cioè, importante quello istituzionale, quello di vertice, chiaramente dei sette potenti, ma è altrettanto importante, è stato, devo dire, significativo. E questo, secondo me, dà completezza. E quindi ringrazio anche, soprattutto, l'assessore Orlando Latini, che ha avuto da subito la delega al consumerismo, cito proprio l'azione insomma di tutela, perché poi quello è al centro di ogni tipo di dibattito e iniziativa, per aver accettato quando gli ho proposto questa delega, perché è una delega che vogliamo rendere attiva, e quindi saluto tutte le associazioni dei consumatori che sono presenti in sala, perché saranno poi i veri protagonisti di queste due grandi giornate, dove interverrà il sottosegretario Bitonci, che in questo momento presiede per conto del ministro il CNCU. E come dicevo, da completezza, perché poi il tema lo avete scelto, l'hanno scelto i membri del CNCU, e cioè la salute globale, le proposte dei consumatori. Parte dal basso, parte dall'ultima, diciamo dall'anello debole sostanzialmente di questa lunga filiera, una voglia di approfondire, di proporre, di dire a chi è al governo in realtà quali sono non solo le aspettative, ma far capire effettivamente quali sono le necessità di cambiamento che si vogliono e si devono imprimere alla sanità, a tutela della salute. Ecco, quindi questo ci dà proprio il quadro e chiude un cerchio di questa lunghissima corsa dell'Extra G7, e lo fa nel modo più armonioso possibile, con il contenuto giusto, mettendo in fila le istituzioni preposte, ed era quello che ci eravamo proposti con l'istituzione dell'assessorato con delega ai consumatori, e credo che sia una grande opportunità. Nel nostro piccolo, come comune, vogliamo dare il nostro contributo per centrare quell'obiettivo di miglioramento, di rafforzamento della posizione del consumatore sul mercato, e poi questo è il nostro intento. Ecco, il comune, d'accordo con la regione, insomma, ne è depositaria come delega, come competenza e come funzione sociale, con il CRCU, ecco, vogliamo dare il nostro contributo, e devo dire che le buone relazioni in qualche modo hanno dato questo frutto, grazie al grande impegno della dottoressa Tisi, dell'impegno costante che, devo dire, l'assessore Caucci ha subito immediatamente colto, e che ci dà questa grande opportunità, ripeto, non solo la città di Ancona. Ascolteremo ovviamente quelli che sono i grandi percorsi che il mondo del consumerismo vuole fare, e credo che il documento finale, io insieme all'assessore
saremo poi, e agli assessori, ci faremo poi parte dirigente di poterlo produrre al nostro ministro Schillaci, ovviamente, perché poi quando si completerà tutto l'iter di collazione degli atti di questa sessione, poi verrà prodotto proprio e portato in dote quale momento di grande sintesi, ma di grande motivazione che porteremo appunto in dote da questa sessione di lavoro, che sarà una sessione estremamente intensa, visto appunto il programma, visto gli interventi, e credo che sia il modo migliore per creare quella filiera sul territorio, e quindi con questo intendimento, insomma, abbiamo voluto, e ringrazio anche Ancona Servizi, perché insomma ha partecipato del comune, 100% capitale pubblico, che si è data da fare proprio per le location, per tutte quelle attività di cui parlerà l'assessore Latini, e che ha definito, diciamo, anche la cornice di questo grande evento, perché lo ritengo tale. E questo sarà compito di tutti noi, farlo capire ai cittadini, a coloro che magari conoscono le sigle, le sentono in televisione, per fortuna, che però insomma devono capire quanto sia importante questo corpo intermedio e quale funzione svolga a tutela del cittadino e quindi del consumatore. Quindi grazie veramente. Grazie Sindaco Silvetti. E adesso diamo la parola all'assessore per la tutela dei consumatori, ad Urlanda Latini, prego. Salve, buongiorno a tutti. Io inizio subito da dei ringraziamenti che sono fondamentali sia alla Regione Marche per la fattiva collaborazione che c'è stata per l'organizzazione dell'evento, ma soprattutto ad Ancona Servizi, come ha già detto il sindaco del comune di Ancona, nella persona del dottor Giorgio Luzzi e della dottoressa Barbara Marchetti, perché già da luglio abbiamo iniziato a organizzare questo evento, che è un evento importante che ha messo in campo insomma un impegno non indifferente per un'organizzazione che il comune di Ancona e la Regione Marche tenevano in modo particolare. L'evento della 22ª sezione programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti quest'anno ha scelto un tema: diritto universale alla salute globale, le proposte che i consumatori fanno al G7, viene da sé che appositamente il tema è sulla scia del G7 salute che si è appena concluso la settimana scorsa. Anche la nostra Costituzione sancisce il diritto fondamentale alla salute all'articolo 32, e che è anche un interesse collettivo. Infatti questa scelta di affrontare questo tema alla sessione programmatica del CNCU è una scelta che nasce dalla consapevolezza che si ha che per avere un'economia avanzata è importante che il consumatore sia informato sulle scelte che può fare e che siano a beneficio non solo del benessere personale, ma anche del benessere della collettività. Nel programma della sessione programmatica, che si svolge in due giornate, nella prima giornata, con la presenza, come ha detto l'assessore Antonini, con la presenza del sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, si affronteranno tre panel, che sono tre approfondimenti che hanno come riferimento salute e ecosistemi, salute e tecnologie e salute e prevenzione. Quindi tutti i temi che vengono affrontati dalle principali associazioni, dagli esponenti delle principali associazioni nazionali e da esponenti dirigenti delle regioni di tutta Italia. Nella seconda giornata avremo una condivisione dei lavori della giornata precedente, sarà presente il sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Romeo, e si concluderà insomma con una linea programmatica che verrà offerta ai consumatori sulla questione molto importante che è la questione della salute. Quindi queste due giornate saranno un'occasione di confronto per tutti i rappresentanti delle regioni che saranno presenti appunto per definire su questo argomento, sull'argomento della salute, delle linee programmatiche per il futuro. Io sono molto contenta insomma di aver avuto la possibilità di seguire l'organizzazione di questo evento, naturalmente ripeto una collaborazione veramente grata sia Ancona Servizi che alla Regione Marche,
Concludo dicendo che insomma il diritto fondamentale alla salute è un diritto che va tutelato con una formazione e informazione costante che deve essere data ai consumatori, e ringrazio tutte le associazioni a tutela dei consumatori, quelle presenti e anche quelle che non sono oggi presenti, per il lavoro che fanno, per la fattiva collaborazione che hanno con le istituzioni, oggi soprattutto con la Regione Marche, ma anche Ancona, come la Regione, ha a cuore la tutela dei consumatori. Abbiamo ieri fatto una riunione con le associazioni dei consumatori, cui abbiamo definito di fare un protocollo d'intesa, che verrà adesso insomma modificato, integrato, però proprio per sancire la collaborazione che il Comune di Ancona vuole intrattenere e portare avanti con le associazioni, che è già stato insomma sancito anche dal fatto che il sindaco ha voluto darmi questa delega, quindi per sottolineare proprio l'importanza delle associazioni a tutela dei consumatori. Grazie. Grazie Assessore Latini, poi le conclusioni ovviamente saluti, daremo la parola nuovamente all'Assessore Andrea Antonini. Io come dirigente diciamo che ha competenza su questo tema, e sapete benissimo che lo sono da poco più di un anno e qualche giorno, però ho avuto modo di lavorare con dei colleghi e un'amministrazione, il Comune di Ancona, che in questa per me in questa occasione è stata una bella esperienza, quindi raccontare anche questo punto di vista della collaborazione che c'è stata tra due amministrazioni, la nostra e la città di Ancona, è stata per noi un bellissimo esempio. Ringrazio tutti gli interventi precedenti per i ringraziamenti, e inserisco in questi ringraziamenti l'ufficio, i miei uffici, che i bravissimi funzionari che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento. Dunque, ci aspettano due giorni veramente intensi, anzi tre, perché domani ci sarà la giornata di accoglienza, no? Quella non ufficiale, ma dove partiranno ufficialmente i lavori di questa sessione programmatica, una sessione programmatica che, come è stato già detto, tratterà il tema del diritto universale alla salute globale, dove per salute ovviamente in questa definizione voluta si intende non soltanto l'assenza di malattia, ma un qualcosa che va a toccare la definizione di benessere. Per questa ragione, durante questa sessione programmatica avremo l'onore di avere un relatore d'eccellenza, che è il nostro assessore Andrea Antonini, che nel secondo panel, dove tratteremo il tema salute ed ecosistemi, interverrà proprio su questo tema, visto che ha trattato da vicino e si è occupato appunto della legge sul benessere, cioè tutto quello che è legato al tema salute, ma con questa declinazione legata sul benessere. Ovviamente poi a cascata tutti i temi, perché ci sono delle diciamo così implicazioni di tipo proprio ambientale sull'ecosistema, e credo che sia importante, avendo seguito anche un pochino quello che è stata l'evoluzione e la definizione del focus tematico, è stato veramente importante incentrarsi su questo tema, e veniamo, cioè si presenterà questa sessione programmatica a margine di un grande evento come è stato il G7 Salute, quindi ci sono delle situazioni che sono legate e che è giusto che si approfondisca questo tema. Ovviamente protagonista assoluta è la nostra regione, visto che ha avuto questo appuntamento così importante ad Ancona, che si è appena concluso con successo, dobbiamo dire, e questa sessione che aprirà, magari intanto domani iniziamo l'accoglienza, ma ufficialmente il 17 e il 18 ottobre, a tutti gli ospiti che, come è già stato detto dall'assessore Latini, sono di spicco, sono di alto profilo e ci daranno sicuramente degli spunti interessanti per le nostre future riflessioni, che per noi ovviamente si tradurranno anche in indirizzi e politiche strategiche, indirizzi amministrativi, diciamo così. Quindi gli ospiti saranno accolti, e per la sessione programmatica si presenterà una città che
farà da biglietto da visita anche per le sue bellezze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, perché la marchigianità poi è anche questo nel nostro spirito di accoglienza. Quindi grazie alla collaborazione di tutti, soprattutto alle nostre associazioni regionali dei consumatori che sono sempre attive e che fanno riferimento alla nostra funzionaria Donella Andreucci, quindi noi siamo pronti e vi aspettiamo in questa sessione che sarà sicuramente interessante e che domani aprirà le porte per poi essere ufficialmente presenti alla registrazione dei partecipanti il 17 ottobre alle ore 9. Ora per il saluto e il congedo finale a tutti voi do la parola all'assessore Andrea Antonini. Sì, no, velocemente solamente per ribadire e ringraziare ancora la città di Ancona per l'ospitalità, l'organizzazione, sarà un momento importante ovviamente non solo per la città di Ancona ma per tutta la nostra regione, e una riflessione così al volo, questi convegni, questi momenti sono importanti farli anche nel nostro territorio perché sono reali momenti di confronto e di possibilità proprio anche di creare, di far nascere relazioni con persone che ovviamente hanno determinate competenze o determinati ruoli, e tutto ciò favorisce anche una consapevolezza, una conoscenza per poi avviare proprio dei processi relazionali, ma anche degli atti. Io parlo adesso da amministratore, amministrativi di conseguenza, cioè avere la possibilità di parlare direttamente con chi sull'argomento può portare conoscenza, informazioni, è un momento di crescita proprio per tutti noi e per il territorio. Quindi approfittare di questi momenti, come è stato, come ricordava il sindaco Silvetti, l'extra salute del G7, ma ben vengano ancora altri momenti simili, perché può solo dare un forte impulso proprio di crescita a tutto il territorio, dalle associazioni alle istituzioni, quindi come se fossero quasi dei momenti di formazione per tutti noi. Quindi buona sessione programmatica del CNCU e grazie anche a tutte le associazioni per il supporto costante. Bene, ci sono domande? Daniela, chiedi. Abbiamo dato, se ci sono domande evidentemente potete farne. Magari se qualcuno vuole delle associazioni. Li abbiamo citati, nominati però. Va bene. Perfetto. Sono già proiettati. Siamo già fare che ci sarà. Grazie. Grazie a tutti. Assolutamente.